Umori contrastanti al fischio d'inizio al Mancini. Fano reduce dalla brutta e rocambolesca sconfitta di Recanati che ha affondato i Granata al terzo posto. La miternina di Angelone che viene invece dalla rotonda vittoria casalinga nello scontro salvezza con il Giulianova. Utile ai giallorossi di Angelone per superare in classifica proprio i Teramani e l'Agnonese. Alessandrini ritrova Torta al centro della difesa in Marconi. La miternina arrivata in riva all'Adriatico senza nulla da perdere. Finirà con la rete del Fano al 95esimo dopo una gara molto noiosa per i pochi intimi che hanno sfidato il freddo del Mancini. Davvero poche le occasioni da rete con una miternina ottimamente schierata da Angelone e un Fano in difficoltà a costruire palle gol. Al quarto parte dalle retrovie Sivilla, si fa 60 metri di campo ma manca l'assist vincente. Al nono ci prova Borrelli con una sassata dalla distanza, con Di Vincenzo che intercetta ma non blocca, il vicinissimo Sivilla non approfitta. Al 16esimo gran lancio di Borrelli dalla fascia, ma Sivilla non aggancia e sfuma una ghiotta occasione per i Granata. Al 22esimo tenta il pressing la miternina, ma il tiro di Di Paolo è troppo alto. Alla mezz'ora grande conclusione dai 25 metri di Ambrosini, Di Vincenzo si salva deviando in angolo. Prima vera occasione da gol per il Fano al 36esimo, sugli sviluppi di un angolo di Borrelli. Prima Gucci, poi Sivilla, entrambi all'arrembaggio su Di Vincenzo che si immola due volte sugli offensivi Granata e alla fine resta a terra, colpito dallo slancio di Gucci nel tentativo di anticiparlo. Il Fano spunta da destra con Gucci al 40esimo, ma la difesa ospite ancora una volta sbarra la strada. Al 43esimo salva ancora Di Vincenzo, bloccando Gucci in arrivo dalla destra in tutta velocità. In apertura di ripresa, al 7esimo Ambrosini sbaglia una grande occasione per il vantaggio. L'11 non trova il diagonale dopo aver di fatto battuto Di Vincenzo. Niente da vedere fino al 17esimo della ripresa, quando De Iori lascia libero un attaccante ospite e Marcantonini in uscita con i piedi rischia grosso. Punizione di Borrelli al 28esimo per la testa di Torta, ma Di Vincenzo c'è. Al 30esimo Camilloni cerca Ambrosini, cavalcata in avanti e puntualmente esce l'estremo difensore ospite che spazza via il pericolo e lascia a secco l'attaccante Granata. È Ambrosini che poco dopo lascia il campo per Marianeschi. Si vede la miternina con Torbidone al 35esimo ma viene fermato sull'ingresso in area. Al 38esimo nuova occasione per i Granata. Gucci sembra aversi tre difensori, uno gli sfila la palla, il Fano lamenta un fallo di mano di Santilli, ma Davide Moro di Schio non fischia nulla. Protesta il Mancini. In pieno recupero, Angelone mette dentro Morra per Torbidone. Il Fano tenta il tutto per tutto a caccia dei tre punti. Gucci travolge Di Vincenzo, altri minuti di stop in campo. Al 50esimo si capovolge la partita. Prima Terré prende in pieno l'incrocio dei pali, angolo per il Fano. Batte Borrelli, flipper in aria e alla fine capitan Nodari la mette dentro. Invasione di campo della panchina Granata. Quando il pubblico ormai lasciava il Mancini, la squadra di Alessandrini firma il vantaggio. Finisce 1-0, vittoria che consente ai Granata di recuperare due punti alla Samb, ora 9 lunghezze e prossima avversaria nel match clou della prossima giornata alla Riviera delle Palme.